Mirko, buongiorno. Ciao Gio. Amici di moto.it, ciao a tutti da Manzano per la seconda prova del trofeo enduro KTM con Roberto Sala. Chi è Roberto Sala? È il fratello di Giovanni Rossi. No, è serio, serio, guarda qua in camera. Amici di moto.it, ciao a tutti da Manzano per la seconda prova del trofeo enduro della KTM con Roberto Rossi. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti moto.it ed enduristi di tutto il mondo, ciao. Esatto, perché poi c'è la traduzione in inglese di Tortellino, eh? Certo, noi abbiamo piloti da tutte le nazioni del mondo. Anche da New York. Comunque adesso con Roberto scopriamo i numeri, prima di vedere le speciali, di questa gran bella gara. Gara con tanto asfalto, lo diciamo subito perché non è facilissimo organizzare una gara qua, però le speciali sono tra le più belle che abbiamo fatto. Allora, speciali bellissime, diciamo che non è tutto vero quello che hai detto, nel senso che la gara, il Motoclub Manzano l'aveva organizzata in un modo diverso. Le piogge dei giorni precedenti la gara hanno fatto sì che il percorso fosse stato deviato e quindi gli attraversamenti dei vigneti, che in questi luoghi sono diciamo normali per una gara di enduro, sono stati per forza tagliati, altrimenti stavate ancora all'interno dei vigneti a cercare la strada maestra. Allora, bravi quelli del Motoclub Manzano. E a proposito di deviato, c'è qua Claudio Terruzzi. Ciao Claudio. Ciao. Com'è stata la gara? Parlavamo di deviati adesso. Deviati in che senso? Sulla gara. Mentalmente? Ti è piaciuta la gara? Molto, sì. No. Le prove speciali mi sono piaciute, però ho saputo che hanno dovuto tagliare diversi tratti di percorso per cause meteorologiche. Quindi il potenziale c'è di sicuro. Posti bellissimi e poi la gente qua è molto cordiale, mi è piaciuto stare qua 2 giorni. Sì, certo. Quanti partecipanti, Roberto? 322 moto al parco chiuso e 373 iscritti, però quello che conta è il parco chiuso, che è comunque il secondo record. Il primo l'avevamo battuto a Sanremo con 305 moto al parco chiuso ed oggi abbiamo di nuovo aggiornato questo ranking, no? Va di moda questo nome. Anche se a qualcuno non è simpatico il ranking, però è così. Certo. Adesso vediamo insieme le speciali, poi sentiamo la versione dell'inglese Tortellino, il commento alla gara, il commento dei partecipanti, se becchiamo ancora Gio Sala. Ma la sfida tra i giornalisti com'è finita? Non ho visto la classifica. È finito dietro Alessio stavolta. Oh, grande, perfetto. Sfida tra noi due. Perfetto. Andiamo a vedere le speciali? E andiamo, dai. Andiamo. Quale vediamo per prima, Andrea? Non lo so, vediamo, sorpresa. Chi intervistiamo non lo so. Tutta una sorpresa. È tutta una sorpresa, come sempre una sorpresa, il trofeo Enduro KTM. Questa volta la sorpresa è stata bellissima sabato sera con il frico. Hai mangiato il frico? Buono il frico, sì. Buono. Qui si mangia, si beve, si mangia bene e si beve meglio. Yeah.
Eccoci di ritorno dalle speciali con il commento in inglese di Tortellino dal New Jersey. How was the race in Friuli? First of all, not New Jersey, New York. The race was good. It was a little slick in the first lap, a little muddy, but it rained, it dried out. And it was gnarly. It was a good time. A little too much asphalt, but the place was beautiful. The traction was good on the 300 two-stroke KTM. KTM, you gotta get a KTM. Get it. Jeff Sala, com'era la gara oggi? La gara bella, giusta. Ci voleva braccia e fisico per fare i tempi. Ma tu sei una roccia, quindi hai fatto tutto benissimo. A proposito di rocce, Giovanni Sala da Bergamo. Cosa hai fatto in questa manifestazione? Allora, i giorni precedenti ho fatto l'ispezione del percorso, dando i consigli agli organizzatori su come intervenire, sulla segnalazione, eccetera, eccetera. Mentre la domenica mi sono dedicato agli amici, a tifarli, e quindi è stata una giornata piacevole. Soprattutto mi è piaciuto perché quando io correvo e gli altri mi stimolavano dicendo dai del gas, adesso è il mio turno e dico dai del gas agli altri, quindi è stata una bella giornata di tifo. Sai che grazie al tuo incitamento ho battuto Barbanti? Grande, bello, un'ottima soddisfazione. Che soddisfazione, è un grande Gio, grazie Gio. Pierlo impegnato, Pierlo com'era la gara? Ciao Andrea, tutto a posto, bella sole negli occhi, scusa. Bella manifestazione, percorso fattibilissimo, anzi meglio così che se avesse piovuto avremmo avuto i problemi. Le speciali bisogna avere un po' di fisico, cosa che purtroppo io non ho più, però mi sono divertito. Bravo Pierlo. KTM 300. Di che anno? 1990, acquistata per battere Jeff e già mi ha fregato. Ma sapete che ha fatto l'assoluta una moto del 90, lo sapete? Sì, KTM 250 del 90. Del 90 ha fatto l'assoluta? Ci credo. Prossima gara dov'è? Prossima gara ad Anghiari. Andiamo in Etruria, tra Sansepolcro ed Arezzo, dove ci sarà, oltre alla gara, la possibilità di fare dei giri in mountain bike, la possibilità di visitare le mura etrusche di un paese davvero, davvero molto interessante dal punto di vista artistico. E ci aspetta la Toscana, Andrea, quindi vi aspettiamo là, non mancate.